Oggi nasce ufficialmente la nuova Juventus. Lo so, forse è un po' azzardato dire così, un po' eccessivo, però è una verità. È una verità perché oggi Massimiliano Allegri si ritroverà con Andrea Agnelli, con Federico Cherubini, con tutto il nuovo assetto societario Juventus, mentre stiamo ancora aspettando, attendendo l'ufficialità di Arriva Bene, la firma di Arriva Bene, e di capire quello che sarà lo staff di Allegri, separato anche di Andrea Barzagli. Io ieri non ho fatto video perché mi sono preso una giornata di relax al mare, infatti mi vedrete tutto bello rosso in faccia come un gamberetto. Però oggi inizia appunto il nuovo ciclo juventino, oggi inizia il futuro della Juventus, perché nel momento esatto in cui l'allenatore, che sappiamo bene, Allegri, quest'anno avrà dei poteri importanti e decisionali in chiave mercato, va a parlare con la dirigenza, va un po' a fare il punto della situazione. Io nell'ultimo video che ho pubblicato qua sul canale YouTube, siete stati ovviamente presenti, tanti, con i mi piace, con i commenti come al solito, quindi vi ringrazio, vi avevo detto di non illudervi particolarmente, perché, come dicevo, non voglio vendervi sogni, ma solide realtà, come diceva uno slogan famoso che non mi ricordo neanche più che chi dice una roba del genere. Però è così, nel senso, sarebbe facile mettermi qua davanti alla telecamera, accendere e dirvi: ragazzi, state tranquilli che il prossimo anno si fa la squadra più forte della storia della Juventus, si compra Pogba, Milinkovic, Savic a centrocampo, si compra Karim Benzema e Mbappé davanti, si comprano, non lo so, Theo Hernandez e non so, fate voi i nomi, non so neanche come esagerare. Il problema di fondo, come vi dicevo, è che la Juventus in questo momento ha due ingressi, che sono un terzino sinistro di riserva e un attaccante di riserva da aggiungere per essere competitivo a livello numerico, e poi tutto quello che ne viene dopo è conseguenza del fattore uscite. Perché non dimentichiamoci mai che quando una società si mette lì, come faranno oggi per la prima volta, l'obiettivo principale del calciomercato è prendere la rosa attuale. Ok, fanno una disamina, vanno a vedere tutti i componenti della rosa attuale e arrivare alla conclusione del calciomercato con una rosa con più o meno lo stesso numero di elementi, ma qualitativamente migliorata, no? Quindi si cerca di far uscire un determinato giocatore e di farne entrare un altro, non necessariamente nello stesso ruolo, nemmeno con le stesse caratteristiche, ma che sia in grado di dare qualcosa in più per freschezza, per tecnica, per lucidità, per esperienza. Dipende, ci sono una marea di variabili nel calcio, e come ben sappiamo, come ci ha dimostrato la Champions negli ultimi anni, non c'è un vero e proprio modo di costruirsi la vittoria in Champions. C'è la possibilità di avvicinarsi, di comprare giocatori che ti avvicinano al gruppo dei big. Quando una volta che arrivi nelle prime quattro, il mercato puoi averlo fatto, puoi non averlo fatto, ma c'è una componente di fortuna elevatissima, c'è una componente di gruppo elevatissima, di forma fisica elevatissima, e questa cosa la vedremo negli europei, eh. Gli europei durano un mese, in quel mese lì devi avere i giocatori più in forma, in quel momento lì, ok? Quindi ci si arriva, sono tanti piccoli concetti, micro concetti che vanno poi a creare il trionfo, il trofeo vero e proprio. E la Champions questa è, infatti l'anno prossimo si parlerà di Final Four, Final Eight. Adesso andiamo a vedere come verrà strutturata la nuova Champions, vedremo se saremo presenti nella nuova Champions per via del discorso Superlega, però oggi la Juventus inizia a buttare giù i punti fermi per il futuro. Il grande punto fermo, anzi due grandi punti fermi, che vi sto dicendo da un po', erano tre, ma Morata sembra essersi aggiustato, rinnoverà il prestito, la Juventus un altro anno di Morata in prestito, 10 milioni, poi si valuterà l'anno prossimo per il riscatto, e mi auguro che non venga esercitato a queste cifre perché sono veramente molto alte, ma sebbene magari potrebbe accadere che l'Atletico ti verrà a dire: ma sai, non lo voglio più, piuttosto che cercargli un altro acquirente, ci mettiamo d'accordo, te lo do una cifra più bassa. O facciamo uno scambio con un giocatore magari in uscita. Ecco, quello potrebbe essere molto gradito da parte della Juventus. Però i due punti interrogativi sono Dybala e Ronaldo. Allora, per Dybala, Allegri dovrebbe aver detto: lo voglio. Oggi poi magari ci sarà un approfondimento su questo concetto qua e vedremo se effettivamente la Juventus sarà disposta. Ma si parla di una riapertura nei confronti del rinnovo di Paulo Dybala intorno ai 10 milioni più bonus, quindi andrebbe a superare il suo attuale stipendio che è tra i 7 e i 7 e mezzo e andrebbe a portarsi come secondo giocatore più pagato della rosa alle spalle del solo Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo che ha un ultimo anno di contratto, ok, l'abbiamo detto mille volte, se rimane Ronaldo, ovvio che sono 100 milioni che ti pesano in più a bilancio e che quindi ti limitano per forza di cose il mercato in questo momento del Covid, ed è una delle motivazioni che mi fa dire: guarda che secondo me la Juventus su Cristiano Ronaldo farà un bel pensiero.
E se non tutto il dialogo di oggi, una buona parte del dialogo di oggi sarà basato proprio su questo. Poi Cristiano Ronaldo credo che sia bene o male l'unico giocatore in Serie A, che ha il potere di venirti a dire: guarda, io me ne vado, anche perché l'abbiamo visto 3 anni fa quando ha lasciato il Real. Lui ha detto: io vado via. E poi non è che il Real si è messo in giro a bussare alle porte di tutti i club: ma sai, vuoi Cristiano Ronaldo? No. Una volta che c'è la voce Cristiano Ronaldo se ne va, la Juventus, l'Esta, ha alzato il telefono, ce ne saranno state altre 3, 4, 5, non ho idea di quante squadre, e si andrà praticamente a cercare lui, a procurarsi lui la squadra. Bene o male, rimaniamo sul livello della possibilità, ad oggi credo Manchester United e PSG, mormorate tantissime volte, non me ne vengono in mente tante altre disposte ad investire sul cartellino e sullo stipendio di Cristiano Ronaldo, perché ripeto, un ultimo anno di Ronaldo ci pesa quasi 100 milioni di euro ed è un 36enne che va per i 37, quindi capite bene che iniziano a essere anni, inizia a essere esperto, diciamo esperto. Manchester United ci fa pensare a Pogba, PSG purtroppo, viene a dire purtroppo, ci fa pensare a Icardi. Ve lo dice uno che Icardi 2 anni fa, 3 anni fa, quando c'era la possibilità di prenderlo, lo voleva. Io sono sempre stato pro Icardi, però capite bene che con 3 anni in più, già Icardi è un 93, io sono un 92, vado per i 29. Capite bene che non è più un ragazzino nemmeno lui, e questi ultimi 2 anni a Parigi, l'anno scorso ha fatto anche abbastanza bene, quest'anno non tantissimo, anzi, e non è più quel tipo di giocatore, è un giocatore anche magari in fase calante o nel momento esatto di top di carriera, però sapete bene che quando la Juventus va a comprare giocatori intorno ai 30 anni, l'abbiamo visto con Higuain. Se riescono a fargli fare 2, 3 stagioni ad alti livelli, ok, e poi inizia un lento declino in cui vai a pagare tanto l'ingaggio, vai a pagare tanto il cartellino, diventa complicato eventualmente mandare via. L'abbiamo visto con Khedira, l'abbiamo visto con Pjanic, l'abbiamo visto con Higuain, appunto, l'abbiamo visto con Mandzukic. Quindi io spero che la Juventus non vada a fare gli stessi errori che ha fatto negli ultimi anni, anche perché poi si è trovata in situazioni complicate nella quale era impossibilitata proprio a far mercato, perché c'erano questi giocatori ultra trentenni con degli stipendi importanti che non avevano mercato, e ti sei ritrovato a cedere prospetti interessanti come possono essere stati Ken, Spinazzola, Cancelo. Lo sappiamo, l'abbiamo già visto, l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Tornarci sopra è solamente farci del male. Ed è per quello che l'altro giorno mi dicevo: Pjanic in prestito. Allora delle due vado su Locatelli. Locatelli, che a quanto pare il Sassuolo vorrebbe cedere post europeo, perché logicamente loro dicono: se fa un buon europeo il prezzo sale, se non fa un buon europeo il prezzo è quello. Quindi se lo vuoi, meno male costa così, e se fa un buon europeo costa anche di più, perché questa è la legge della domanda e dell'offerta. Io lo sapete come la penso, credo che Locatelli sia un profilo giusto da prendere, però io non è che sono uno scout, non sono nemmeno un tifoso del Sassuolo. Io Locatelli l'ho visto quelle poche volte che mi è capitato di vedere la nazionale, quelle poche volte che mi è capitato di vedere il Sassuolo quest'anno, oltre andata e ritorno con la Juve, ma mi sono guardato altre 2 o 3 partite del Sassuolo. Mi ha sempre ben impressionato. Poi c'è da fare un altro discorso, anche perché Locatelli vi porto nel passato, mi ricorda qualcosa che abbiamo già vissuto. Era una Juventus che aveva poco tasso tecnico a centrocampo e cercava sul mercato un giocatore che potesse dargli quel salto di qualità. Quel giocatore era Gaetano D'Agostino, un giocatore, un regista dell'Udinese che aveva segnato anche una marea di gol, tantissimi sui rigori, ma una precisione chirurgica nel calciarli. La Juventus voleva le sue doti tecniche di regista a centrocampo e sembrava tutto fatto, tutto. Poi alla fine mi pare che arrivò Felipe Melo al suo posto per 25 milioni dalla Fiorentina. Probabilmente era quella sessione lì. Sì, doveva essere quella sessione lì. E D'Agostino rimase a Udine nonostante ci fu addirittura un interessamento del Real Madrid, clamorosa quella telefonata, quel ricordo che cita sempre D'Agostino. Lo chiamò Bronzetti, che era l'intermediario del Real Madrid, e gli disse: tu vieni a Madrid. Lui pensò a uno scherzo, addirittura poi lo richiamò e gli disse: ma guarda, tutto vero. Poi non se ne fece nulla e D'Agostino finì anche un po' nel dimenticatoio, no? Quindi questo per farvi capire che una buona singola stagione non ti fa il campione. Locatelli è un paio di stagioni che fa bene al Sassuolo, e lo sappiamo bene, l'abbiamo visto con Bernardeschi, l'abbiamo visto con Kulusevski, l'abbiamo visto poco con Chiesa, però sono pochi i giocatori che hanno un impatto da una squadra di un certo tipo come la Fiorentina, come il Parma, come il Sassuolo, appunto, in un top club, e ti rendono già al meglio. Soprattutto in un ruolo delicato, secondo me, come quello del mediano dedicato all'impostazione a centrocampo, come appunto Locatelli. È un discorso simile a quello che fa
facevo l'anno scorso per Tonali, che era un nome chiacchieratissimo in orbita Juventus, come acquisto in cabina di regia. E ho sempre detto: ben venga Tonali, ma ricordatevi che ha fatto un'unica stagione in Serie A a Brescia ed è un 2000, esattamente come Kulusevski. Quindi non è che lui arriva e dice: bene, fai, c'è il nostro regista, illuminaci. No, è un giocatore che lo prendi, lo fai giocare un po' e un po' no, e man mano lo inserisci. L'abbiamo visto al Milan quest'anno, non ha fatto chissà quale stagione. Addirittura il Milan poco tempo fa parlava di un non riscatto, però Cellino aveva messo questa clausola, questo accordo a voce sul riscatto obbligatorio, anche se in realtà si trattava di un diritto, e quindi il Milan probabilmente andrà a riscattare Tonali. Però ripeto, il pallone che tocchi al Brescia per evitare la retrocessione, cosa tra l'altro neppure avvenuta, è il pallone che tocchi al Milan quest'anno per giocarti l'accesso alla Champions League, ha un peso diverso. E ce l'hanno detto Allegri, ce l'ha detto Sarri, ce l'ha detto Pirlo, e sono tre uomini che nel calcio ci hanno vissuto, lo conoscono bene, sono tre intenditori di calcio, ognuno per un motivo diverso, dal grande campione all'espertone, all'allenatore che ha fatto gavetta. Quindi tre profili diversi, no? Tre ultimi allenatori, e tutti e tre ci hanno fatto capire questa cosa. Sarri lo sa perché ha allenato l'Empoli, Allegri lo sa perché ha allenato il Cagliari. Allegri lo dice bene: la prima volta che passo dal Cagliari al Milan penso, ma ci sono alcuni giocatori che avevano il Cagliari che potevano essere trasportati al Milan. Poi arrivo a Milanello, vedo Nesta, vedo Gattuso, vedo Pirlo, vedo Ibrahimovic, vedo Thiago Silva che si passano il pallone, e dico: no, un attimino, perché quelli che pensavo potessero essere importanti per il Milan che giocavano a Cagliari sono due categorie sotto. Quindi ricordiamoci bene che la categoria c'è. Poi è ovvio che noi siamo in un momento in cui abbiamo un centrocampo scarso tecnicamente, possiamo dirlo, penso di non fare un torto a nessuno. È un giocatore come Locatelli, giovane, italiano, bravo, in rampa di lancio, che da 2 stagioni fa bene in una squadra come il Sassuolo, e nella nostra testa scatta qualcosa. Però già vederlo quest'anno con la nazionale, che si gioca un europeo, e la nazionale ha un'ottima rosa, secondo me, nonostante qualche incomprensione nei convocati da parte mia. Personalmente non avrei portato proprio tutti, tutti, non avrei lasciato fuori tutti, tutti quelli che sono stati lasciati fuori, però Mancini è lì per quello, è pagato per quello, sta facendo un buon lavoro da qualche anno a questa parte in ambito nazionale, si è scelto quelli, avrà appunto i suoi buoni motivi, e vediamo, perché toccare il pallone nel Sassuolo, che sì, ha fatto un'ottima stagione, si è giocato un ottimo calcio, record di punti, qualificazione sfiorata, la Conference League, quindi ancora una volta in Europa per il Sassuolo. È diverso rispetto al pallone che vai a toccare in nazionale per l'Italia per provare a vincere l'Europeo. Quindi già qua avremo un'idea di Locatelli a un livello superiore, ma lo abbiamo visto con tanti giocatori. Ripeto, Chiesa è solo l'ultimo esempio. Basta pensare a Jorginho. Jorginho ha fatto un po' di Serie B, è venuto su in Serie A con l'Hellas Verona. Ha fatto molto bene al Napoli, ha fatto bene al Chelsea, eppure l'anno scorso quanti tifosi della Juventus volevano Jorginho alla Juve, perché si parlava di Sarri un altro anno in panchina, che si portava dietro Jorginho, che era il suo pupillo, il giocatore che ha sempre avuto a centrocampo, in cabina di regia. Io me lo ricordo, l'anno scorso le critiche erano feroci e al 99,9% preferivamo andare a prendere Tonali piuttosto che Jorginho. Ad oggi probabilmente il 99,9% preferirebbe Jorginho invece che Tonali, ma ve lo torno a dire, è la sindrome di Gaetano D'Agostino, è la sindrome di Tonali, è la sindrome di Jorginho, è la sindrome del tifoso. Noi tutti i tifosi siamo fatti così, ci esaltiamo per un anno fatto bene. Un altro nome, per dirvene un altro, che a me fa impazzire, vorrei comprare a tutti i costi perché mi sembra un ottimo giocatore in prospettiva, è Vlaovic. Però lo stesso discorso che possiamo fare per Locatelli, lo possiamo fare per Vlaovic. E guardate Jorginho poi dove è arrivato con la continuità. Ci sono dei giocatori che sbocciano arrivati a una determinata età. Per dire, Chiesa non ha l'età di Kulusevski, ha 3 anni di più, e ha più anni di esperienza, più anni in cui è stato trascinatore della Fiorentina, capitano anche della Fiorentina. Quindi un giocatore che ha vissuto qualcosa in più di Kulusevski. E Kulusevski invece si è ritrovato catapultato alla seconda stagione da professionista, ripeto, seconda stagione da professionista nella Juventus, da titolare, giocatore che ha fatto più presenze nella Juve al suo primo anno di Juventus. Un altro giocatore sul quale possiamo fare l'esempio è Fagioli. Quante volte ci si è ritrovati a leggere commenti del tipo: eh no, bisogna far giocare Fagioli perché è meglio di Bentancur, è meglio di Rabiot, è meglio di Arthur. No, palesemente no. Lo potrà diventare? Assolutamente sì. Ad oggi no. Fagioli è un giocatore di cui Allegri parlava già bene un paio di stagioni fa. Nell'ultimo anno alla Juventus si diceva ha un grande potenziale, ne parlano tutti bene, tocca la palla in un certo modo, l'abbiamo visto. Ma da qui a dire
che è un titolare della Juventus, ma sapete quant'acqua passa sotto i ponti? Ma lo stesso Marchisio. Marchisio viene fuori e diventa un calciatore importante grazie a Calciopoli, perché probabilmente in quella Juve là, con Emerson, Vieira, posto non lo trova. Infatti poi si va in Serie B, fa un anno con noi in B, fa un anno ad Empoli in A e poi torna da noi e fa delle buone stagioni, ma ci sono state anche delle stagioni in cui Marchisio sembrava un giocatore normalissimo e poi esplode con Conte, che va in doppia cifra addirittura al primo anno e con Allegri dà continuità. Poi fino a quel maledetto pomeriggio, quello scontro mi pare con Vasquez del Palermo, che termina lì la carriera di Marchisio ad alti livelli e poi sappiamo tutti com'è andata. Marchisio è stato un signore perché, diversamente da quegli ultra trentenni di cui parlavamo prima, quando ha capito di non poter dare più niente alla Juventus, con la morte nel cuore perché lui, juventino vero, era bianco-nero da sempre, da quando era ragazzino, ha deciso di sì. E concludere lì. Sto andando un po' fuori tema, sto andando fuori argomento, sto andando avanti con i minuti. Però sono tanti concetti e anche anni passati a guardare il calciomercato, passati a guardare delle stagioni in Serie A, che mi danno tante indicazioni. Quindi, ripeto, io per Locatelli per me è un grande sì, perché è un giovane, perché è tecnico, perché è un giocatore che ci può aiutare, è una caratteristica che ci manca. Però non esaltiamoci da subito e non pensiamo che possa prendere in mano la Juventus, il centrocampo della Juventus e risolverci i problemi da subito. Poi magari sì, ho qualche dubbio. Poi io sono legato con un filo rosso a Locatelli perché gli ho visto fare il gol più bello in carriera a San Siro contro la Juve nel set. Mannaggia te, Manuel. Mannaggia te, quanto ho sofferto quel giorno lì a venire fuori a San Siro 1-0. Locatelli nel set. Gol che se vuole rifare non riesce mai. Quindi sei in debito con noi, Manuel. Vieni da noi, fai bene, cresci, diventa il nostro perno a centrocampo, ma con calma, perché i giovani devono avere la possibilità di giocare, sbagliare e quindi crescere.